consiglio completato. Ora lascio tutto così ad asciugare perché l'intonaco ancora non è perfettamente asciutto. Nel prossimo video vedremo l'inserimento dell'aspiratore all'interno della cabina e in più vedremo l'allaccio elettrico con una piccola chicca per vedere dall'interno quando il bidone è acceso. In più vedremo il passaggio del tubo all'interno del foro che ho creato nel muro con queste placchette che ho stampato appositamente. Come di consueto vi lascerò in descrizione gli utensili e i materiali che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e per aiutarmi a crescere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!